Buongiorno o buonasera, a te che non ti conosco. Non so nemmeno come ti chiami, se sei una donna o un uomo. L'unica cosa che so è che sei uno studente come me. Forse questa non sarà una semplice lettera scritta da uno studente a un altro studente. Forse avrei bisogno di parlare, sfogarmi e condividere le mie preoccupazioni con qualcuno. Qualcuno che non conosce la mia realtà e che vive una realtà talmente diversa rispetto alla mia che non mi può nemmeno comprendere. O forse sì. Chissà se mi risponderai e salterà fuori un'amicizia tra di noi. Non mi sono ancora presentato. Mi chiamo Amir, ho 27 anni e sono iraniano. Sono studente dell'ultimo semestre del corso magistrale dell'ingegneria urbanistica. Forse anche tu segui lo stesso corso di laurea. Ad ogni modo, io scrivo questa lettera, proprio a te. Vorrei parlarti di moltissime cose, ma ho paura di allungare troppo le parole. Così mi limito soltanto a farti una domanda. A te piace il corso di studi che frequenti? Vorrei parlarti proprio di questo, della passione che gli studenti dovrebbero provare per il loro corso di laurea. Forse tu stai studiando il corso di studio che ti piace e che hai scelto proprio tu. Però molti miei coetanei non hanno scelto. Molti di noi non hanno scelto il nostro corso di studio. Noi siamo stati costretti a scegliere il corso di studio che frequentiamo. Molti di noi non sapevano neanche come sarebbe stato il corso prima di entrare all'università. Questo problema riguarda sia da un lato il sistema dell'istruzione del paese, sia dall'altro l'oppressione familiare. Nel primo caso è necessario che il sistema dell'istruzione venga modificato e migliorato in modo che uno studente, prima di entrare all'università, abbia una buona conoscenza rispetto all'andamento del corso di laurea. Molti di noi hanno conosciuto il loro corso solo dopo che si sono iscritti all'università. E a questo punto, cosa potevano fare? Mollare? Non se ne parla proprio. Perché in Iran, per riuscire a entrare all'università, bisogna superare un esame statale molto difficile. Chi riesce ad avere punteggi molto alti può scegliere cosa studiare e dove. Altrimenti, gli vengono indicati i posti liberi dei corsi. E spesso si tratta di corsi che non piacciono o che addirittura neanche sapevano prima che esistessero. Però, alla fine, siamo costretti a scegliere un corso e a cominciare a studiare. Perché in Iran è molto importante avere la laurea all'università. Molti giovani iraniani sono laureati all'università. Il secondo caso, come dicevo, è quello dell'oppressione familiare. Anche questo è un vero e grave problema. I familiari si preoccupano per il futuro dei loro figli, ma spesso li costringono a scegliere determinati corsi di laurea perché con quelli probabilmente avranno un futuro garantito. O forse sfogano in questo modo i loro desideri non realizzati nel passato sui loro figli. La maggior parte dei miei coetanei hanno questo problema. Molti di loro hanno scoperto la loro vera passione dopo che sono entrati all'università. Però non avevano più altra scelta. Dovevano continuare e andare avanti su studi di cui non erano interessati o che non li appassionavano. Studiare un corso di laurea che è molto lontano dalla propria passione crea molti disagi in futuro, non trovi? E tu come sei messo? Ti piace il corso che frequenti? Cosa studi? A che anno sei? L'altro l'hai scelto tu o ti è stato scelto? Non ti ho chiesto nemmeno come ti chiami. Ciao, Amir.